A 35 anni dalla sua istituzione, l'emodinamica dell'ospedale di Chieti lascia lo spazio condiviso con la radiologia e approda in un'area dedicata al sesto livello della palazzina Cuore. L'unità operativa, diretta da Nicola Maddestra, totalizza circa 1.400 procedure l'anno, con l'obiettivo di approdare a quota 1.007. Obiettivo possibile grazie alla nuova tecnologia e alle apparecchiature raddoppiate. Gli angiografi, infatti, sono passati da 1 a 2 e rappresentano il meglio delle dotazioni strumentali sul mercato, con un sistema di rilevazione delle immagini ad alta risoluzione che ne garantisce una elevata qualità. L'attuale dotazione tecnologica, ha commentato Maddestra, ci permette anche di andare oltre e alzare l'asticella dell'offerta, approdando alla cardiologia interventistica strutturale, con gli impianti in via percutanea per la valvola aortica e interventi sulla valvola mitralica. La patologia è importante ed è diffusa, sia di tipo vascolare che di tipo valvolare. La tecnologia ci viene incontro, ci aiuta tantissimo a poter gestire in modo ottimale queste situazioni. Il saper gestire le nuove tecnologie, il saperle usare e riversare nella professione quotidiana in modo sicuro ed efficace sul paziente è la sfida che noi dobbiamo affrontare nei prossimi anni. Oltre allo stesso direttore Maddestra, l'equipe di Chieti è costituita da altri due medici, Marco Zimarino e Livio Giuliani, 5 infermieri e 4 tecnici. Sicurezza, noi dobbiamo avere la possibilità, se ipotizziamo che queste